Nel doppio fondo del furgone, appositamente modificato, trasportava 170 kg di marijuana per un valore di circa 1.700.000 euro. In carcere è finito un albanese di 31 anni con cittadinanza italiana, incensurato e nulla facente, che risiede ad Alessandria. L'uomo, che deve rispondere di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato fermato dagli agenti della squadra mobile di Pescara nei pressi del casello di Villanova della 25 a Roma Pescara. In manette anche la moglie dell'albanese. Nel corso della perquisizione nell'abitazione della coppia ad Alessandria sono stati rinvenuti altri 4 kg di droga. La marijuana era destinata al mercato pescarese. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Pescara. I dettagli dell'operazione sono stati forniti dal questore di Pescara Francesco Misiti e da Dante Consentino, dirigente della mobile. La droga, ha detto il questore, era nascosta nell'abitacolo del furgone che si apriva solo premendo un bottone. L'attività portata a termine nelle ultime ore, ha spiegato, è frutto del lavoro costante portato avanti nell'ambito del controllo del territorio e grazie all'attività di monitoraggio dei soggetti e degli ambienti noti. E nel corso della perquisizione svolta a casa del cittadino che hanno fatto questo, hanno avviato questo servizio di pedinamento. Venuti ad Alessandria per una cifra che si aggira intorno a 1.700.000 euro, qualora fosse.